Allora ragazzi, rieccomi qua, tranquilli, non sono sparito da canale, ma semplicemente il lavoro mi sta tenendo leggermente impegnato un pochino più del solito, ma oltre a questo ci sono anche altri progetti, ovviamente lavorativi, ma non mi sto perdendo la possibilità di provare altri dispositivi. E uno di questi lo tengo proprio qua in questo momento, lo sto provando, lo sto utilizzando in questo video ed è questo mini microfono lavalera clip. Wireless, sì ragazzi, perché questo microfono l'ho visto a qualche youtuber, ho letto qualche recensione, devo dire che per quanto riguarda la qualità audio l'ho provato, diciamo che va a migliorarla leggermente, ma soprattutto avere quella comodità di utilizzare un microfono lavalier a clip senza fili, totalmente wireless, beh, è di una comodità veramente esagerato, quindi per me è veramente molto comodo. Al di là di questo, prima di parlarvi di questo microfono, ho fatto anche una nuova sigla, quindi mi aspetto di sapere la vostra sulla sigla qua in basso nei commenti. Quindi, oltre a sapere di lui, fatemi sapere anche della sigla. Quindi, sigla e ci vediamo dopo per quanto riguarda questo microfono. Allora ragazzi, come è mio solito fare, quando parlo di questi dispositivi inizio sempre dalla confezione di vendita. Minimal, all'interno troviamo lui il mini microfono lavalier a clip wireless che porta con sé il pulsante d'accensione e spegnimento, il LED di strato e il connettore USB-C. A seguire troviamo il ricevitore con connettore USB-C che a sua volta porta anche un'entrata USB-C e LED di strato di colore rosso quando è in uso. Nella stessa confezione troviamo un adattatore da Lightning a USB-C perché questo microfono lo possiamo utilizzare anche con dispositivi Apple, quindi utilizzate questo riduttore da Lightning a USB-C. Infine troviamo anche il cavetto USB-USB-C e l'accessorio, ovvero questo asuccio per poterlo riporre al proprio posto. Allora ragazzi, funzionamento di questo microfono. Nulla di più semplice. Prendete il vostro ricevitore, lo collegate al vostro smartphone in USB-C. Se avete un iPhone, utilizzate il riduttore da Lightning a USB-C e il gioco è fatto. Vedete che il ricevitore si accende automaticamente, accendete il vostro microfono ed è subito pronto all'uso. Allora, come lo utilizzo io? Per quanto riguarda applicazioni, non ci sono delle applicazioni native per questo microfono, ma potete utilizzare, se dovete registrare l'audio, applicazione registratore vocale integrata all'interno del vostro dispositivo. In alternativa, come faccio io, mi affido a RecForge 2 Pro che mi consente di apportare varie modifiche prima di registrare un audio. Una volta scaricata l'applicazione che vi serve, però ripeto, vi consiglio RecForge 2 Pro per i dispositivi Android iOS in modo da avere a portata di mano tutte quelle impostazioni per poter registrare l'audio. In anteprima, vedere come sta funzionando il microfono prima di avviare la videoregistrazione. Una volta fatto questo, avviate la registrazione e voilà, il gioco è fatto. Però qui abbiamo una pecca. Se noi vogliamo registrare un video dal nostro smartphone, almeno per il mio Redmi Note 10 5G, beh, qui abbiamo una pecca. Se utilizzo la fotocamera principale, ovvero l'applicazione principale dello smartphone, purtroppo non mi cattura l'audio. Mentre invece ho optato per Open Camera, perché Open Camera, ovviamente è disponibile per dispositivi Android, dalle impostazioni possiamo variare la sorgente esterna e selezionare la fonte di microfono esterna. Quindi in questo modo possiamo registrare l'audio di quel video attraverso questa applicazione se andiamo a selezionare fonte microfonica esterna. Oltre a questo, un'altra comodità di questo microfono, come vi dicevo all'inizio di questo video, il ricevitore porta con sé un ingresso USB-C. Questo perché? Perché nel caso noi stiamo utilizzando il nostro smartphone e
magari in quel momento si sta scaricando, basta collegare il cavetto di ricarica direttamente al ricevitore ed il gioco è fatto. Quindi potete utilizzare contemporaneamente il microfono, il ricevitore e a tempo stesso ricaricare il vostro smartphone. Quindi ragazzi, devo dire che questo microfono è di una comodità veramente esagerata e possiamo muoverci liberamente durante il video. Io per esempio in questo caso, eccolo qua, lo sto utilizzando, tengo qui il mio smartphone, il mio ricevitore, lo sto utilizzando e devo dire che è veramente molto molto comodo. Per quanto riguarda la batteria, l'azienda dichiara 10 ore di autonomia, ma io devo dire che l'ho utilizzato almeno un paio d'orette per quanto riguarda qualche clip video e così via, ho registrato qualche audio e credetemi ragazzi, potete constatare lo stesso voi, si sente, non dico che abbia una qualità eccessa, però devo dire che funziona molto bene, va a ridurre, non dico ogni forma di rumore, ma quasi. Quindi in fase di post produzione, piccole modifiche e siete a posto. Allora ragazzi, devo dire che questo microfono ha rivoluzionato veramente il mondo dell'audio, soprattutto per chi registra video come me, e io ve lo consiglio vivamente. Quindi lo trovate su Amazon al prezzo di circa 25-30 euro e devo dire che non è neanche un prezzo malvagio, un prezzo equo. Quindi se volete acquistarlo, link qua in basso in descrizione. Quindi ragazzi, se volete avere qualche altra informazione in più a quello che vi ho detto, qua in basso andate al link Amazon, prima di comprarlo leggete le informazioni e se volete acquistatelo, magari mi date anche una mano. E un'altra informazione che vi dico, per quanto riguarda la ricarica, impiega più o meno un'ora, sì, perché quando mi è arrivato era totalmente scarico, ma ha impiegato totalmente, più o meno attorno a un'ora. E il microfono è pronto nuovamente all'uso. Quindi ragazzi, allora, io credo di avervi detto tutto o forse niente. Ripeto, qua in basso in descrizione, link ad Amazon, leggete tutto il restante delle informazioni, magari qualcosa in più anche che riguarda la tecnologia di questo microfono. Io finisco qui questo video e come dico sempre, se anche voi utilizzate questo microfono, se qualcuno di voi lo tiene, fatemi sapere la vostra, insomma ditemi la vostra qua in basso nei commenti. E oltre a questo, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi subito al canale, mi aiutate molto, lasciate un like a questo video, dopo i like condividete questi video perché veramente ragazzi mi date un grande grande aiuto. Dopo la condivisione attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto seguitemi su Instagram. Qua in basso l'animazione vi ricorda che mi trovate su Instagram, ma trovate tutti i link di riferimento qua in basso nella descrizione. E quindi ragazzi, io finisco qui questo video e ci vediamo con un prossimo video sempre qui sul mio canale. Non vi garantisco domenica prossima, ma ci sarà un nuovo video, quello sicuramente. Ciao!